Bentornati ragazzi nel 47esimo episodio di Alan Wake, io come sempre sono il giocatore vuoto ed andiamo a cercare antiterroristici, gli occhiali da sole. Ecco gli occhiali. Il che mette a qualcosa. Gli occhiali da sole resero il mondo accettabile. Potevo tenere gli occhi aperti senza sentirmi come un vampiro in pieno giorno. Carina questa. Quindi non siamo a Twilight. Spero che qualcuno l'abbia capita. Ecco gli analgesici. Le pillole agirono in fretta. La prospettiva di rimanere sveglia tornava ad essere plausibile. Bene, è già qualcosa direi. Usciamo. Sulla segreteria c'era un messaggio per me. E di chi è? Barry? Hai un nuovo messaggio. Lo sapevo. Stai ancora dormendo? Sveglia, sveglia! Sul tuo divo dovrebbe esserci il tuo show! Sembra che Alice non fosse troppo arrabbiata per registrartelo. Ti ha chiamato prima e me ne ha dette di tutti i colori. Sì, abbiamo esagerato un po' la notte scorsa, ma queste feste fanno parte del business. Allora, ascolta, ti parlo da amico. Quando cerca di dirigere la tua vita così, non fai il bene della tua carriera, ok? Ci sentiamo dopo, Al! Guarda lo show! Quanto fracassi Maroni, Barry mio, non ti sopporto. E mi arrivano messaggi random, scusate ancora. Ma no, devo leggerti ancora qualcosa? No. Vabbè, usciamo. Ero stato l'ospite di un talk show la notte prima per parlare del mio ultimo libro. La registrazione doveva essere sul nostro divo. Ok. Signore e Partiamo. signori, bentornati all'Harry Garrett Show! Grazie a tutti. Stasera sarà una puntata eccezionale. Stavo parlando con il famoso scrittore Alan Wake del suo nuovo libro, The Sudden Stop. Già, un bel libro, compratelo. No, no, è davvero un bel libro. E guarda, sarò onesto. Pensi sia il caso? No, ma lo farò lo stesso. Se quello è A volte l'attore vero, mi faccio scrivere i scusate. riassunti dei libri perché sono un tipo impegnato. Ma questo l'ho letto davvero, dall'inizio alla fine, perché sono un tuo fan. Wow, grazie. Ora, questo potrebbe rovinarvi la sorpresa se ancora non l'avete letto. Cioè, viste le vendite, se siete uno dei due che non l'hanno ancora fatto. Ma quest'ultimo libro narra la morte del protagonista, il detective hardboiled newyorkese Alex Casey. La cosa ha provocato parecchie reazioni negative. Perché diavolo hai ucciso Casey? Cosa avevi in mente, amico? Finalmente! Scherzo. 7 anni e 6 libri sono un sacco di tempo. Era un po' pesante passare ogni giorno di lavoro con Il un tipo dito. così. È stato bello, ma è ora di provare cose nuove. Il prossimo libro sarà un nuovo capitolo per me. Sei un bastardo egoista, pensi solo a te stesso. Ah, ci hai sicuramente fatto divertire in questi anni. Ora, che me lo fai notare? Casey era davvero un tipo pesante. Non ha mai avuto molta fortuna in amore. C'è qualcosa di autobiografico in questo? Già, le amiche di Casey tendevano a mollarlo. Con Casey tutto girava attorno Scusate, anche non lui. sto a parlare, sto a Niente di leggere. autobiografico in questo. No, con un uomo felicemente sposato. Mia moglie è la mia musa. Bene, congratulazioni, fa piacere saperlo. Allora, com'è andato il tour Otto, non è che promozionale? parlano. Bene, benissimo. Ma devo dire che sono contento di essere a casa, a New York. Scusate, mancava Beh, tutto. ultimamente hai senz'altro fatto notizia. Un sacco di feste e una rissa con un paparazzo. Oh, beh, quel tipo mi tormentava. Ho perso il controllo. Ho sbagliato, lo so. Sei famoso per il tuo caratterino. Beh, ho anche scritto diversi libri. Comunque, il tuo ultimo romanzo si intitola The Sudden Stop ed è in libreria. Andate a comprarlo. Oh, ce l'ho con voi, i due che ancora non l'hanno letto. Finito? Signore e No. signori, per questa notte è tutto. Sì. Vorrei ringraziare gli ospiti della serata. Alan Wake, Sam Lake. Sam, ci rifaresti quella smorfia? Grande. E poi i nostri ospiti musicali, i Poets of the Fall. Grazie e buonanotte. Alleluia, Il brano era grazie. stato divertente. Non era andata così male. Ehi, tesoro, hai visto lo show? Non ho detto niente di stupido, se lo vuoi sapere. Ok, musone. Vuoi un'aspirina? Ti ha presa. Ora riattacchi con la storia del bere. Sai cosa? Torna a dormire, Alan. Oh, finalmente.
Cosa? Adesso non mi parli più? Beh, stamattina ero arrabbiata perché avevi detto che saresti tornata a mezzanotte e sei arrivata alle 7, svenendo metà frase. Ora mi è passata, tu sei arrabbiato? È questo maledetto tour! Ci è sfuggito di mano. Oh, tesoro, è quasi finito, no? Ricominceremo la solita vita e potrai tornare a scrivere. Mi spiace, tesoro. Alan, non riesci a ragionare. Fatti una doccia e torna a letto, ok? Sì, hai ragione. Scusami, quando sarà finita andremo via insieme. In vacanza. Solo tu e io. Un po' di pace e quiete. E questo è quello che t'ha fregato. Ti assicuro, la morte del protagonista. Non è riuscito a creargli magari un nuovo personaggio. In qualche modo, il clicker era la chiave per il cottage. Dovevo tornare a Cauldron Lake per salvare Alice. Torno al lago per chiudere questa dannata faccenda. Scriverò il finale della storia nel manoscritto come voglio io, per sistemare tutto. Perché non puoi scriverlo qui? L'ultima pagina è ancora nella macchina da scrivere. Devo prima leggerla. Ogni cosa deve essere perfetta. Zane cercò di prendere scorciatoie e finì male. Ok, io sono pronta. Mi dispiace molto, Sara, ma devo farlo da sola. Barry, prendi la pistola. Questo signora Weaver, chiuda la porta quando esco. Che buona carino. Fortuna. No, questa mi è piaciuta, dai. Ci vediamo dopo. Quando uscì faceva caldo e c'era il sole. Avevo premuto il clicker. Aveva fatto tutto questo. Non ci pensai. Dovevo approfittare della luce del sole per arrivare al lago. Nella pagina di Zane ritrovavo in riva al Cauldron Lake, pronto a usare il clicker. Ed era lì che stavo andando. Sento che mi avessi tutti i colori poco mani sicuri, ma anche quello che arriva siamo. Solo, nella luce del giorno, circondato dal magnifico paesaggio del nord-ovest del Pacifico, era difficile impedire al dubbio di farsi strada per l'ultima volta. Potevo ancora pensare che fosse tutto un sogno, un'illusione. Avevo abbastanza immaginazione da inventarmi tutto. Forse ero sempre stato nel cottage, intrappolato in una storia nella mia mente, impazzito dal dolore per la scomparsa di Alice, come sosteneva Hartman. Non c'era modo di saperlo. Mi dissi che in fondo non aveva importanza. La mia strada era tracciata. Bene ragazzi, dobbiamo andare al Cauldron Lake. I comandi per guidare sono orribili. Seriamente, non mi ci trovo, non mi sono mai trovato. C'è qualcosa qui? No, già che ci sto. Tanto sono ancora un minuto e buono. Qualcosa mi sembra di no, vabbè non me ne frega niente. Raggiungi Cauldron Lake, mamma mia ragazzi, siamo alla fine praticamente, lo sapevo io. Che te pare a te? Dannazione. Devo scendere per caso. Che non lo sapevo io. L'oscurità mi aveva toccato. C'era un filo tra noi, ci sarebbe sempre stato. Sentivo ancora la sua presenza avvicinarsi. Ma che? Ucciderò tua moglie. Ah, perché non è già morta. Dai, ricarica la pistola, dai. Ok. Va bene ragazzi, per questo video
credo che può essere tutto. Se potete lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale, dal vostro giudice è tutto. Stay home low.